Mister, per un tempo abbondante la Novesa ha dato l'impressione anche di poter fare il risultato pieno, correndo molto e correndo bene. Ma innanzitutto buonasera, sì, la politica nostra è la politica del giovane, infatti abbiamo sempre la partita di oggi qui a Alessandria con 8 fuori quota, quindi tra il 2007, diversi tra il 2005 e il 2004, quindi andiamo diciamo sulla corsa, ecco appunto. Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo, poi dopo che iniziamo mi ha dato l'impressione che la squadra fosse poco concentrata e poco sul pezzo, infatti l'Alessandria ha trovato il gol del pareggio, però lì ci siamo rimessi diciamo in carreggiata e abbiamo fatto secondo me una buona partita, ecco, secondo me meglio il primo tempo del secondo, però 95 minuti, 100 minuti di quella cagata sono due contro una squadra che ha diverse ambizioni, chiaramente diverse ambizioni dalle nostre, ecco, tutto. Noi ci dobbiamo salvare, quindi le missioni sono diverse, però la squadra mi è piaciuta, ha lottato, ha giocato anche a tratti di qualità. La cosa che mi fa molto piacere è che ci abbiamo grossi margini di miglioramento, quindi si riparte da questo pensiero, si riparte da un buon risultato qui ad Alessandria e quindi inizia il campionato, e quindi il campionato per noi è fondamentale, ecco tutto. Abbiamo il campionato di domenica in casa e siamo a partita di due. Vedendo la mia squadra oggi sono soddisfatto. E proprio in proiezione campionato li avrà tutti a disposizione, gli uomini, c'è qualcuno? Sì, ma devo dire che oggi l'unica defezione che avevamo era Pietro Rossi, che è un 2004, che ormai sono 4 anni che gioca in promozione, che ha preso una botta a piede, quindi l'ho tenuto il primo tempo fermo, perché sei venuto pochissimo, però tutta la squadra ci dà una disposizione, ecco, tutta già da domenica, speriamo, anche perché in questa settimana prepareremo la partita, quindi non vorrei che accadessero delle cose strane, con tutte le cose che ci sono. Una battuta sua qua è stato il giocatore che su quella fascia nel primo tempo ha dato più fastidio con i suoi scatti, con i suoi inserimenti, obbligando anche Mazzocchi a stare basso, quindi a spingere meno. Grande lavoro, è un giocatore ancora migliorabile, credo, come tutto il gruppo, perché se no è un giocatore che ormai sono diversi anni che fa delle categorie superiori, è un 2003, è un giovane, noi abbiamo scelto di puntare sui giovani di grandissima qualità e Ivan è uno di questi. Ho già fatto gol, sono molto contento e può ancora migliorare, come ha detto lei, e magari se scarica un attimino la palla prima e si butta nello spazio può fare molto molto di più, ecco, può essere molto più pericoloso per la squadra avversaria, molto più determinante per noi, ecco, tutto ci buttiamo. Oggi abbiamo giocato 4-3, due ali alte veloci, lui e Ermadi, e poi che hanno fatto la staffetta oggi, perché non hanno i 90 minuti, la maggior parte dei miei giocatori non hanno 90 minuti, però quelli che oggi hanno giocato 90 minuti hanno tenuto il campo molto molto bene.